Guardate un po' dove sono. Si vede un sacco tutto sotto perché siamo in alto. San Marino. San Marino. Siamo appena arrivati e adesso la iniziamo ad esplorare. Allora, iniziamo da proprio qua dove più o meno abbiamo appena lasciato la macchina, parcheggiato, e adesso vediamo di prendere, penso, l'ascensore. Che bella questa porta verde, tutta particolare e molto antica sicuramente. E questa chiesa qua anche, adesso vediamo se penso si possa anche entrare. C'è parecchia gente, infatti c'è un po' di casino, spero che insomma si senta la mia voce. E niente, vediamo com'è. Dentro è molto semplice come chiesa, però è sempre bello comunque entrare nelle chiese se si può, se sono aperte. Come sapete, adoro vedere i particolari e ho notato queste due cose qua. Molto, molto bello, anche questa croce. Ragazzi, questo è il famoso Duck Store e devo dire che è troppo bello, troppo. In pratica è il famosissimo negozio che penso ci sia anche in altre città dove fanno tutte queste paperelle con diverse forme e colori, insomma sono bellissime e ce n'è veramente tantissime. Guardate che belle, cioè veramente veramente troppo troppo carine e boh, mi piace un sacco questo negozio ovviamente. E adesso faccio tutto il giro perché ci sono parecchi scaffali da vedere, troppo belle. Guardate che carine queste pirata, ci sono tutte, diciamo, diversi pirati, unicorni di tanti colori e queste a Batman, poi vestite tipo da Iron Man, eccetera, sono fantastiche. E queste baby, no, mamma mia, cioè non saprei veramente quale scegliere perché sono troppo troppo belle e originali. Qui purtroppo ho dovuto cambiare, diciamo, la visuale perché ho sbagliato, l'avevo fatta tipo in un altro formato. Comunque ci sono quelle paperelle di personaggi famosi, cioè guardate Marilyn Monroe che carina, ma in generale, cioè sono troppo simpatici, guardate, e poi sono fatte anche molto bene, guardate. No, vabbè. Elton John. Mamma mia, bellissime, originali, anche per fare un regalo o per chi ama collezionare cose. No, vabbè, questo è fantastico. Diva Duck, Zack Duck. Wow. Niente, questo negozio è sicuramente uno dei più carini da visitare qui a San Marino e anche uno dei più originali.
Cazzo, che bello sto negozio! Allora, qua c'è l'armatura che fa da... E io sono innamorata di queste cosine qua, guardate che belli, mio Dio! Il gatto, ragazzi, il gatto sul trono di Game of Thrones. Questi gatti qua. Questi, un po' demoniaci, ma bellissimi. Oh mio Dio! I gufi, comprare dei gufi. Tutti questi calici, mamma mia. Guarda che roba, la scacchiera. Questo è uno dei punti più panoramici. Scusate se tremo un po', ma ogni tanto fa così quando fa molto caldo, e qui fa veramente molto caldo. E c'è anche la funivia, che tra l'altro è appena arrivata, e penso che, non lo so, stia facendo scendere la gente perché fa dei rumori. Vediamo. Ok, sì, vedete? Ed è altissimo, cioè non sembra forse dal video, ma vi giuro che è veramente veramente alto. Fa un po' impressione, però è molto bella la vista. Non avete capito che carini siete? Non ce la faccio. Ok, qui è Natale tutto l'anno. Ed è Natale tutto l'anno. Che belli. No, ragazzi, guardate che meraviglia. Oh mio Dio. Allora, io mi sono letteralmente innamorata di questo negozio, e voi già capirete il perché. Ci sono queste statuine che probabilmente sono di una marca che io adesso non conosco, ma sono bellissime, della Disney, e mamma mia ragazzi, ma ce n'è tantissime, Jasmine e Aladdin, ma ci sono tantissimi personaggi, sono fatti benissimo e li vorrei comprare tutti sinceramente. Guardate che bello, tipo qua, Minnie, Topolino, Rapunzel, Alice nel Paese delle Meraviglie, gli Aristogatti. No, vabbè, ma mamma mia. Guarda loro, Jack e Sally. È pazzesco, pazzesco questo negozio. Altro negozio molto particolare, queste bambole sono bellissime, e anche questi pagliaccetti, bambolotti così, tipo in ceramica. Sono meravigliosi, fatti troppo bene, mi piacciono tantissimo, veramente.
i negozi devo dire che sono bellissimi. Questa è un'altra vetrina che mi ha colpito tanto, guardate che bellezze. Sono animali fatti in modo molto particolare, molto colorato e bellissimi. Cioè, wow. Solo questo posso dire. Wow. Ok, ho preso la funicolare, la funivia e devo dire che non mi piace questa esperienza. Diciamo che l'ho trovata abbastanza, non tanto per l'altezza, ma proprio per la sensazione che mi dà, un pochino, da paura, ecco, per me, per come sono fatta io, però, ho preso anche la funivia, insomma, e perché, faceva molto caldo e per tornare indietro c'era molta strada e ho voluto provare l'ebbrezza di questo bellissimo mezzo. Siamo quasi arrivati, anche abbastanza veloce, devo dire. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un saluto e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!